Amici sportivi di CTS, appassionati di basket, una buona sera dal Palamangano da Lorenzo Anfuso con me quest'oggi per questa gara, raccontarvi questa nona giornata del campionato di Serie B tra Aquila Palermo e Dinamiche Venafro. C'è coach Leonardo Ortensi, come sempre, buonasera coach. Sì, grazie. Ortensi, avremo modo di parlare anche con te, tua carriera, tanti anni a Latina, conosci tantissimo questo gioco, continui ad allenare qui a Palermo, sei arrivato quest'anno in questa società, alleni sia le giovanili, sia responsabile del settore giovanile, bianco-rosso, ma anche la Serie D, tra l'altro oggi vincente. Sì, oggi abbiamo fatto una buona gara, diciamo, che continuiamo in questo processo di miglioramento che ci siamo posti come obiettivo con i ragazzi. Quest'oggi però vi raccontiamo questa nona giornata del campionato di Serie B qui al Palamangano, l'Aquila Palermo che arriva a questa gara da due sconfitte consecutive, tutte lontano da casa, i quintetti che scenderanno in campo quest'oggi, Aquila Palermo che scende in campo con il numero 4 Mauro Stella, il numero 3 Federico Rechene, il numero 7 Marcello Cozzoli, il numero 8 Riccardo Antonelli, il numero 14 il capitano Nelson Risitiello che oggi fa il suo ritorno nel suo parquet dopo tanti mesi passati a recuperare dal suo infortunio occorsogli nella gara 2 di finale playoff ad Agropoli. Risponde la Dynamic Venafro, palla 2 intanto che è pronta per essere servita dai due arbitri, attendiamo ovviamente l'inizio della gara e si parte con il primo possesso che è di Venafro con i primi due punti segnati dal numero 3 Federico D'Amico. Competiamo allora il roster anche degli ospiti di quest'oggi, il numero 11 Mario Tamburrini, il numero 19 Andrea Chiari, il numero 8 ossia Lorenzo Capuano. Tanto prova a rispondere Nelson Risitiello con i primi due punti della sua gara, il pareggio per Aquila Palermo, e diciamo anche il numero 17 Massimiliano Fossati. Coach, è importantissimo che oggi Aquila Palermo torni a vincere perché due sconfitte consecutive questa società praticamente non le aveva quasi mai fatte negli ultimi anni, è importante anche rispondere con una prova di grande intensità, rispondere personalmente con una bella partita. Senz'altro, perché insomma adesso che con il passare delle giornate diciamo che i valori delle squadre escono fuori, senz'altro la prova in casa con Venafro è da prendere i due punti a tutti i costi per poter ambire a un posto importante in chiave playoff, visto anche che diciamo è stato molto importante il risultato, la prova di forza che ha avuto ieri Napoli nell'andare a vincere in maniera molto convincente a Roma in casa dell'Eurobasket. E dici bene coach, perché adesso il girone C di Serie B non ha più un imbattuta, perché Roma appunto ha perso in casa contro Napoli, Napoli che ha raggiunto in testa Roma, classifica che vede queste due squadre, anche la Palermo al sesto posto, scivolata al sesto posto, Risitiello da tre lo mette, tripla di Nelson Risitiello, solo punti per il capitano fino a questo momento, così come solo rete è stata questa conclusione, 5-2, grande rientro in campo di Nelson Risitiello. Sì, senz'altro un elemento della sua caratura che serviva tantissimo a questa squadra, e per la sua esperienza e per il suo gioco, comunque abbiamo già visto un ottimo canestro in giro e tiro e successivamente una bomba da tre punti piazzati. Ecco, il tiro dal perimetro è ovviamente una delle peculiarità di questa squadra che tu conosci benissimo, la segui giornalmente negli allenamenti, medi al tiro che sono nettamente scesi proprio in occasione delle due sconfitte contro Palestrina ed Empoli. Cosa accade nella testa probabilmente di dei giocatori che sono abituati comunque ad avere medi al tiro alto? Sì, ma non accade nulla di particolare, accade che senz'altro fuori casa l'intensità difensiva degli avversari è sempre maggiore, quindi bisognerebbe diciamo cercare anche delle soluzioni interne, non solo esterne, che chiaramente non si può pensare ogni partita magari di poter fare il 40-50% da tre punti, però la squadra sta lavorando molto bene con Gianluca anche sotto questo aspetto, io sono sicuro che i risultati non tarderanno ad arrivare. 1-2 in precedenza di Mario Tamburrini, 5-3 il punteggio quando sono passati due minuti dall'inizio di questa gara. Adesso Venafro che torna in avanti, fallo di Riccardo Antonelli che abbassa il braccio per impedire proprio a Fossati di chiudere questo possesso con due punti, e sono anche due tiri liberi per Venafro che dicevamo coach in questo momento abita l'ultimo posto in classifica a soli due punti, una squadra comunque
comunque giovane, una squadra che corre, una squadra che è alla costante ricerca ovviamente di buone prestazioni, e anche lì puntino nonostante sia complicato questo gioco alla Mango. Sì, è una squadra poi fatta per la maggior parte con giocatori, diciamo, all'esordio in questa categoria, quindi tutti vogliosi di fare e di mettersi in mostra. Io almeno per quanto mi riguarda posso parlare per il numero 19, Andrea Chiari, al quale mi lega un ricordo anche affettivo molto importante, visto che con lui due anni or sono siamo arrivati alle finali nazionali a Latina nella categoria Under 19 d'eccellenza, e lui era il mio centro titolare. L'anno scorso ad esempio lui ha fatto il primo anno da senior, un'esperienza a Sora in Serie C, e quest'anno gli è stata offerta questa ottima opportunità che fino adesso a livello personale sta sfruttando molto bene. Tripla intanto di Federico Rechena, che porta 8 i punti di Aquila Palermo in questo primo quarto, 8-4 con la tripla dell'italo argentino Federico Rechena. Sporca qui il passaggio Morostella, molto bene questa lettura difensiva da parte del play bianco-rosso. Tra l'altro dicevamo, coach, con Venafro il più anziano, se così possiamo chiamarlo, è Raffaele Minchelli, il capitano, che è un 26 settembre 91. Sì, sì, no, ripeto, una squadra giovane, fatta chiaramente con un budget limitato, però pescando tanti giocatori, alcuni anche un po' tra virgolette dal sommerso, con una grandissima voglia di mettersi in mostra, quindi sarà una squadra senz'altro poi dura magari da andare a affrontare, soprattutto in casa loro a Venafro, dove venderanno cara la pelle, però è anche vero, insomma, che i valori sono abbastanza differenti secondo me tra le due squadre, quindi c'è con pazienza di stare lì, di fare la nostra partita in maniera molto autoritaria ed aggressiva, e sono sicuro che insomma porteremo i due punti a casa senza problemi. Perché ne appesta la linea di out sinistra, dunque palla persa per Aquila Palermo, atteggiamento difensivo di Venafro, coach, che usa una press zone sin dalla rimessa di gioco da parte di Aquila Palermo. Vedremo se sarà un trend che proseguirà. Intanto attacco di Venafro, scarico arretrato, passi però da parte di Fossati, una buona soluzione a rimorchio il pallone, però i piedi sono andati un po' da soli. Adesso deve ripartire, coach, vediamo proprio questo atteggiamento da parte di Venafro, che pressa subito. Sì, chiaramente cerca di mantenere una grande intensità difensiva, e tra l'altro rischiando anche qualcosina, perché abbiamo visto, insomma, se abbiamo pazienza di farci operare la palla, poi rimane comunque la zone press, una coperta abbastanza corta, quindi che si può battere, diciamo, in ogni momento. Le azioni precedenti hanno zonato uno dei nostri giochi d'attacco, quindi cercare di fare anche qualcosa di molto tattico, chiaramente per cercare di colmare, di limare il più possibile da parte di Venafro questo gap. Gap che sicuramente c'è, lo dice la classifica, staremo a vedere cosa dire il campo. 10-4 intanto con i due punti in volata di Nelson Di Sitiello, Aquila che ha costruito molto bene quel possesso. Stella ruba e può andare ancora in attacco, gran palleggio di Stella che può scaricare verso Antonelli, è uno look, Antonelli appoggia a vetro però non riesce a trovare i due punti, palla persa da parte di Aquila, si riparte con rimessa di Venafro. Sì, ripeto, bene in queste ultime azioni l'atteggiamento, anche il nostro atteggiamento nel voler allungare la difesa, nell'essere molto aggressivo anche in questi cambi sul pick and roll, mettere tanta pressione difensiva anche sul palleggiatore, come abbiamo visto adesso con Mauro, insomma, che ha recuperato un buon pallone, quindi senz'altro proseguire su questo terreno. Esce intanto D'Amico per Venafro, entra Cardarelli, 93, Enzo Cardarelli numero 23 dei giocatori in blu quest'oggi. Venafro ancora passi fischiati al numero 11 Mario Tamburrini, ancora lui, troppa fretta forse nell'andare anche ad attaccare una difesa che è sempre ben schierata, quella di Aquila, quella di coach Giocatucci. Sì, troppa fretta, ma più che altro devo riconoscere anche, c'è, cioè, una fisicità anche in campo abbastanza diversa, fisicità
che stiamo sfruttando e che quindi porta senz'altro Renato a fare anche delle scelte un po' affrettate. Adesso, come ti dicevo, insomma, stanno continuando a zonare questo nostro gioco d'attacco, ma abbiamo attaccato in maniera veramente ottimale. Altra tripla di Aquila Palermo, stavolta ad opera di Marcello Cozzoli, che ruba e potrà andare probabilmente a schiacciare Marcello. No, non ce la fa, e allora preferisce andare di giustezza. 13-4 il punteggio sul campo. Time out chiamato da Venafro, 15-4 ovviamente, scusate, perché Cozzoli è andata a chiudere in questo momento l'azione, a 5-18 dalla fine del primo. Si riparte con Venafro in possesso, 15-4 il punteggio maturato nei primi 5 minuti e scarsi di questa gara. Adesso appoggio al tabellone da parte di un giocatore di Venafro, ossia il numero 8 della squadra ospite quest'oggi, Capuano. Aquila che prende rimbalzo e si ributta in avanti. Antonelli consegnato per Stella, il blocco portato dalla Rechena. Stella muove il pallone, ancora un bel passaggio per Rechena che compie un extra pass per Antonelli. Cozzoli si mette in angolo da Ricitiello, da tre, si alza, non lo mette Antonelli, sporca il pallone a Venafro che però riesce a tornare in possesso e riandare in avanti. Tamburrini, scarico fuori per la tripla, tentata cortissima da parte di Fossati, riparte Aquila, Ricitiello subito per Rechena, sporca con un grande intervento difensivo Fossati il probabilissimo gioco da due punti da parte di Aquila. Venafro che cerca di mettere le pezze, coach. Sì, Venafro sta cercando veramente di fare il possibile, forse anche di più. Ripeto, però l'Aquila ha avuto un inizio veramente molto importante, andando sempre anche con questo passo basso adesso di Mauro, prendendo un ottimo fallo su quelle che possono essere, insomma, i nostri punti di forza, quindi letture veramente ottimali fino a questo momento della partita, sia in chiave offensiva che difensiva da parte di Palermo. Vediamo adesso come sfrutterà questa rimessa dal fondo Aquila, 15 secondi sul cronometro di questo possesso. Ricitiello ci fa vedere Cozzoli, tenta un attimino pensando anche al tiro da tre, poi gioca con il blocco di Antonelli andando al tiro in sospensione. Antonelli prende in base ancora Aquila, poi Venafro ristabilisce il possesso, palleggio difficoltoso da parte di Tamburini che perde a sfera e allora Antonelli può ripartire con Stella. Ricitiello si allarga, la palla però di Stella per Ricitiello, mandata in sul lato. Cozzoli si alza da tre, non lo mette Ricitiello, per un attimo aveva strappato anche il pallone. Ancora una volta Venafro a Capuano, che adesso gestisce il possesso di Venafro. Cozzoli prende un fallo in attacco, grandissima posizionamento proprio del corpo da parte della guardia biancorossa che produce un'altra palla persa da parte degli ospiti. Sì, grandissima lettura difensiva da parte di Marcello, che ha anticipato nettamente il movimento dell'attacco andando a recuperare una palla con questo sfondo da lui preso. Applausi per lui nel cambio con Edoardo Diemidio, tra l'altro sfondo preso in una posizione di campo dove Cozzoli era a spalle al suo canestro, comunque grande intuizione. Ricitiello si muove, Diemidio, primo pallone per lui, Rechena porta un blocco, si muove Stella fuori dai blocchi di Venafro, poi Ricitiello contatto con Capuano, Stella passaggio immaginifico per Riccardo Antonelli dietro la schiena che sigla i primi due punti anche per lui. Allora 17-4
Non mancano 3 minuti e 17 secondi. Ci prova Venafro a interrompere questo brutto parziale che sta subendo ovviamente da parte di Aquila. Adesso si fa davvero dura anche contenere l'attacco biancorosso. Sì, sì, anche perché ripeto, insomma, al di là di Chiari e di Fossati, che comunque anche lui è un numero 4, diciamo, tra virgolette, adattato, perché la fisicità di Requena è nettamente superiore e anche i centimetri e chili rispetto a quelli di Fossati, quindi per Venafro la vedo dura anche la possibilità di prendere rimbalzi d'attacco, magari avere opportunità di prendere secondi tiri, quindi in una stessa azione. Fisicamente, tolto il tuo Andrea Chiari, diciamo Venafro paga qualcosina a livello di centimetri, soprattutto in queste situazioni, ossia di rimbalzi e anche fisicità sotto le planche. Tanto cambi perché rientra per Venafro Federico D'Amico, quindi coach Mascio mischia un po' le carte. Entra in campo anche Pasquale Montanaro, un 94. Requena si alza da tre, lo mette Federico Requena, gran tripla. C'era anche il tentativo probabilmente di passare la palla di Sitello, poi ha visto lo spazio giusto e l'ha sfruttato tutto. Quando sta in fiducia chiaramente c'è un'ottima circolazione offensiva, sono tutti presi, tiri presi in ottimo ritmo e quindi le percentuali chiaramente salgono. 20-4 il punteggio, 2 minuti e 39, Venafro deve attaccare con un secondo che mancava, poi fischio. Passi fischiati al numero 6 Luca Cancelli, anche lui 99, addirittura coach, insomma, sicuramente il più giovane della banda di coach Arturo Mascio. E riparte Aquila con Stella. È un isolamento praticamente quasi per il play, si va da Di Emidio, adesso i due scambiano, Rechene Antonelli che attende il movimento di un compagno, si vede di Sitiello. Fallo ancora una volta per Aquila Palermo, è il quinto che manda in lunetta nel Sorrisitello. Sì, sì, un'ottima azione dove abbiamo cercato Nelson in post basso, dove chiaramente era molto palese il mismatch a suo vantaggio, è stato ben sfruttato. Speriamo adesso che venga concretizzato anche con questi due tiri liberi. Ricitiello mette il primo con aiuto di Ferro e tabellone sul cubo, Nicola Giardina coach, e quindi subito minuti per lui. Vi parleremo anche di questo ennesimo under che esce dalle giovanili biancorosse, prende il posto proprio del capitano Nelson Ricitiello che ne mette 2 su 2 per il 22-4, il primo passo in campo di Nicola Giardina in Serie B da senior. Sì, diciamo questo, insomma, sono soddisfazioni, questo diciamo è anche il motivo principale senz'altro perché io sono qui a Palermo, diciamo, ecco, cercare di portare qualcosa di nuovo in questo settore giovanile, insomma, speriamo che questa sia una delle prime convocazioni, diciamo, di una lunga serie dove i ragazzi possano veramente prima cosa meritarlo e avere dello spazio reale in campo per poter crescere. Federico Requena, altra tripla, 25-4, adesso è davvero diventa difficilissimo per Venafro anche contrastare la grande pomeriggio di Aquila Palermo al tiro. Peraltro Nicola Giardina fortunato, sfortunato, perché giusto nella prima partita commentata da coach Ortensi gioca lui e quindi potrai analizzare in toto la sua gara. Nicola Giardina parte proprio lui, vuole andare fino in fondo, poi aspetta, si alza, non lo mette, prende però un buon fallo e quindi andata a lunetta, pericolo sensibile di pasti al martedì. Per lui speriamo di sì, insomma, tocchiamo ferro adesso, ma diciamo che ha fatto una buona azione in contropiede dove sulla finta poi si è procurato un buon fallo. Giardina non lo mette il primo, gli applausi di incoraggiamento di tutto il pallavolo per questo ragazzo che è uno dei prospetti comunque di Aquila Palermo, uno dei ragazzi che si impegna al lavoro ogni giorno. E Giardina mette il suo primo punto in Serie B, applausi di tutta la banchina, Rizzitelli in piedi, martedì si mangerà, coach. Penso proprio di sì. Venafro riparte 26-4, adesso il punteggio, manca 1 minuto e 13 secondi. Muove ancora palla la squadra di Mascio, si va da Chiari, gioca anche un po' con la linea di fondo contro Antonelli, è difficilissimo perché non ti dà spazio. Dentro ancora stoppata di Giardina, grande giocata difensiva su il numero 17 Fossati, riparte ancora Aquila con Mauro Stella, palla per Di Emidio, spalla a canestro Di Emidio, cerca un compagno a cui passarla, si avvicina a canestro Di Emidio, finta e poi manda su un pallone che però non è perfetto, allora Chiari
Branca questo rimbalzo e riparte ancora Ben Afro, tentativo fuori ritmo di tripla che non va, rimbalzo di Antonelli. Mancano 35 secondi alla fine del primo quarto, 26-4 in favore di Aquila Palermo, un primo quarto che, come ci si attendeva, ha avuto una direzione sola. Stella si alza da tre, non lo mette, Giardina rimbalzo e poi prova subito ancora Giardina, rimbalzo per due volte, doppio tentativo, poi fallo, e qua coach gli applausi di tutto il palamangano e anche le mani, i cinque pesi da parte dei compagni. Qua Nicola ci ha provato. Sì, no, probabilmente anche non nego sul tap-in, probabilmente aveva subito anche fallo sul primo rimbalzo, però poi ecco, dobbiamo evitare poi va a fare un fallo, diciamo, di frustrazione, anche se non siamo ancora in bonus, quindi diciamo che va bene così. Coach Ortensio non fa passare nulla. E allora Ben Afro ancora con Chiari, muove palla verso ancora il numero 6 Cancelli. Si interrompe il palleggio, si alza la 2, ma non riesce. Ben Afro, che fortunato con il tiro, perché anche in quest'ultimo secondo di primo quarto non riesce a mettere due punti. 26-4, partita leggermente indirizzata già dal primo quarto al palamangano. Secondo quarto al palamangano, pronti a ripartire questa nona giornata del campionato di Serie B, girone C tra Aquila Palermo e Dinamic Ben Afro. 26-4 il punteggio maturato nei primi 10 minuti, grande vantaggio da parte dei padroni di casa allenati da coach Tucci. Merletto, prima azione della sua gara, primi due punti, proprio andando ad inserirsi, a penetrare in area blu, bianco-blu, in campo anche Bruno Domenghe per l'Aquila Palermo, che dunque va subito sul 28-4. Coach Ortensi, statistiche che arrivano ovviamente dal primo quarto dicono chiaramente che è una partita abbastanza indirizzata, come dicevamo alla fine del primo. 9 su 18 statistiche del primo quarto per dal campo per Aquila Palermo, 5 su 9 da 3, insomma punti da palle perse sono già 12 per Aquila, frutto che comunque le palle perse di Ben Afro sono tante, sono 6, insomma partita facilmente ricostruibile, difficilmente diciamo così affrontabile per Ben Afro. Sì, perché c'è stato un buon atteggiamento difensivo senz'altro da parte di Palermo, con degli show molto efficaci sul pick and roll, dei cambi molto efficaci sul pick and roll che spesso hanno portato dei palloni recuperati e dai altri contropiedi primari. Poi ripeto, chiaramente nell'entusiasmo c'è stata anche una circolazione efficace contro la loro zona che penso abbia portato delle ottime percentuali anche da tre punti. Sì, diciamo appunto 5 su 9, dunque sicuramente tanti punti arrivati dal perimetro. Di Emidio rimbalza e può andare a sprombattuti in attacco, ancora Di Emidio, il pallone che viene domesticato, mette anche i due punti con il fallo. Peculiarità di questo giocatore è appunto quella di rallentare, frenare la corsa, subire anche molte volte il fallo e portare il risultato sul 34 con il tiro libero supplementare. Sì, senz'altro, poi voglio dire, dispiace per Ben Afro, ripeto, dove i valori però sono totalmente differenti, come gli obiettivi sono differenti tra queste due squadre, ma serve a Palermo anche una prova tra virgolette di forza, un vincere anche bene, secondo me, per autoconvincersi definitivamente che può stare benissimo alla grande nelle prime posizioni di questo campionato. Anche perché, se vogliamo, ovviamente giochi di calendario sfortunato Ben Afro, perché incontra Palermo in trasferta proprio dopo due sconfitte consecutive che hanno davvero lasciato tanto amore in bocca a questa squadra, dunque è sempre complicato poi andare anche a limitare. È vero però che siamo in Serie B e ci aspettiamo comunque nel corso della gara un momento, un break, una reazione da parte di Ben Afro, che comunque
deve far parte di questo girone, gioca e deve sicuramente trovare anche gli stimoli per continuare questa corsa a salvezza. Ben Afro, che peraltro l'anno scorso era insieme ad Aquila Palermo nel girone D, quest'anno C, stoppata di Antonelli, e adesso Ondomenghe, riparte ancora Aquila, terzo tempo di Ondomenghe che si chiude con due punti. Difensivamente Ben Afro, coach, la vediamo anche un po' spenta. Merletto ruba palla ancora da Chiari, di Emidio, e qui si è spenta davvero la luce per Ben Afro. Sì, perché senz'altro, sai, già quando i valori sono così profondamente diversi. Scusami, coach, Antonelli da tre, lo mette, tripla di Riccardo Antonelli. Coach Masci obbligato a chiamare timeout. 35-4 per Aquila Palermo, quando mancano 7 minuti e 51 all'intervallo. A 4 in appena 12 minuti di partita, coach, lo stiamo ovviamente dicendo, un'Aquila Palermo che tra l'altro adesso cambia anche spesso volto, è l'occasione anche per Costucci di provare soluzioni, di dare minuti ai giocatori che magari giocano meno. Sì, sì, senz'altro, con una rosa profonda fatta di 9, cioè di 10 giocatori oggi con l'infortunio di Azzaro, comunque 9 giocatori più il nostro giovane Nicola che ha già fatto insomma giardina dei minuti molto efficaci nel primo quarto, quindi chiaramente anche una freschezza e un'intensità che non può avere chiaramente Renato. Ondomenghe, palla a canestro, il fallo è della difesa, è anche molto difficile marcare fisicamente i giocatori di Aquila per Benafro, si vede chiaramente a recensione appunto di, come dicevamo, di Chiari, una marcata differenza anche atletica e fisica. Adesso rimessa dal fondo, si muove Merletto che sfrutta il blocco Antonelli, invece la palla è per lui, ancora si va da Ondomenghe, Antonelli chiede palla per chiudere anche questo scambio, però Benafro recupera, vediamo se riuscirà la squadra di Mascio con un'azione offensiva. Il palleggio, arresto e tiro che non va ancora da parte di Tamburrini, e dunque sono già diversi minuti che Benafro non riesce proprio a segnare, nei primi minuti del primo quarto addirittura. Ondomenghe, Antonelli, secondo Merletto, il blocco di Antonelli, Merletto fuori dal palleggio, si avvicina a canestro, Merletto si alza quasi per Antonelli, Benafro recupera palla con Tamburrini, gioco con le gambe, con Di Emidio, Tamburrini mette due punti e si sblocca finalmente, diremo anche Benafro, 35-6. Sì, penso che sia stata quasi 10 minuti senza realizzare, perché 4 punti l'aveva fatti mi sembra nei primi 2 minuti del primo quarto e poi niente più, insomma, quindi diciamo onore a Benafro che comunque si vede, si sta al di là di quello che possa dire il punteggio, si sta impegnando e sta cercando insomma di limare questo divario che al momento è enorme. Tamburrini, ancora Benafro in avanti dopo il tentativo di tripla di Merletto, non è andato a segno. Buono qua questo movimento da parte di Fossati che produce altri due punti, 35-8. Adesso il punteggio, sempre grandissimo vantaggio da parte di Aquila, di Emidio. Appoggia al vetro cercando anche di far assumere al pallone una traiettoria che evitasse di essere comunque intercettata da parte dei difensori di Benafro. Tentativo ancora da parte del numero 17 di Benafro, poi tripla ancora tentata da Capuano che non va, e allora riparte Aquila con Di Emidio, si risistema ancora Benafro in questo schieramento in difesa che comunque lascia tanto spazio ai tiratori scelti di Aquila Palermo. Merletto da Di Emidio, entro Antonelli che produce due punti. Bella soluzione questa, coach, con il play, in questo caso comunque la guardia che trova il lungo in piena area pitturata.
Sì, c'è stata la pazienza di circolare il pallone, di servire Riccardo nel momento giusto nel quale lui insomma si è portato in una posizione molto interna per concludere facilmente a canestro. Ondomeng chiude altri due punti, dunque il tabellone recita 39 Aquila, 8 Dynamic Venafro. Di Emilio prova a rubare palla qui, buon palleggio ancora di Capuano che va fino in fondo e mette due punti, praticamente un cost to cost, 39-10. Onore e merito anche a questo giocatore che insomma ha avuto un bello spunto. Merletto dal palleggio, Antonelli blocca, Merletto fino in fondo, alza il pallone, prende un fallo. Buona soluzione che spesso questi due giocatori che si conoscono benissimo, ossia Merletto e Antonelli, sfruttano in zona offensiva. Sì, buona soluzione adesso, però ti dico la verità, non mi è piaciuta l'ultima nostra difesa, perché al di là di quello che possa essere adesso lo scarto, una grande squadra deve anche dare l'idea che certi canestri non li subisce mai, neanche 30 punti sopra, quindi una penetrazione così comoda, partito costo costo era a metà campo, si ferma prima, magari anche con un fallo, una questione di atteggiamento, diciamo, quando verranno le partite diciamo più complicate per noi. Merletto dalla lunetta porta a 41 i punti di Aquila, è entrato anche Manuele Urbani, sicuramente un atteggiamento che fa tanto arrabbiare, avrebbe fatto tanto arrabbiare coach Ortensi, che vive le sue partite in maniera sicuramente molto molto viva. No, che è un atteggiamento che fa arrabbiare soprattutto coach Tucci, dico, perché giustamente si cerca, giustamente si vuole sempre migliorare, quindi l'attenzione deve essere costante per tutti i 40 minuti. Assolutamente. 41-10, 4 minuti e 17 alla fine di questo secondo quarto, poi si andrà all'intervallo lungo. Venafro in possesso, ancora Tamburrini contro Ondomenghe, cerca un compagno a cui affidare probabilmente anche il pallone. Tamburrini vuol fare tutto da solo, si arresta e poi va al tiro, lo stesso Ondomenghe prende il rimbalzo e fa ripartire Merletto dal palleggio. Merletto, il blocco di Antonelli che sposta ancora dorsalmente l'avversario, si vede Urbani da 3, tentativo che non va, buon fine Antonelli in qualche modo, poi ha perso contatto visivo con la sfera e allora palla rubata di Merletto che poi guadagna anche la rimessa. Grandissime doti difensive e atletiche di questo giocatore, che è davvero tra i giocatori che rubano più palloni in questo girone. Sì, mani molto veloci per rubare palla, adesso ha fatto un ottimo recupero difensivo ed è stato poi molto scaltro nel ributtare il pallone addosso all'avversario e quindi recuperando la palla a tutti gli effetti. Demidio prova a penetrare sfruttando la linea di fondo, ci sono i passi di Edoardo Demidio che si lamenta anche con il due arbitrale, ha rallentato forse un po' troppo stavolta il palleggio. Sì, ha fatto un piccolo spostamento laterale, quindi devo dire mi trovo anche d'accordo con questo fischio. Sempre 41-10, 3 minuti e 25 all'intervallo. D'Amico, rubata di Merletto che poi non riesce purtroppo a salvarla, ma si spende davvero tantissimo questo ragazzo anche in queste situazioni, una palla che sembra morta lui comunque va a crederci, va sempre a tenerla a viva, in questo caso non ci è riuscito, però conta davvero poco. Fossati, Tamburrini, blocco di Chiari su Ondomenghe, Tamburrini ancora, va fino in fondo, poi perde palla, Merletto fa partire di Emidio, però è molto bravo Fossati a recuperare posizione, pallone, Fossati fino in fondo, lo scarico per Tamburrini che si apre con il tiro da 3 e lo mette per Venafro. Allora 41-13 il punteggio, buona costruzione qui di Venafro da palla rubata. Sì, c'è stato un ottimo recupero di Fossati che poi ha fatto un'ottima penetrazione dove ha spaccato in due la nostra difesa e hanno trovato sul perimetro, quindi un tiro comodo con Tamburrini. Ondomenghe ben oltre i 6,75, tripla del giocatore in arrivo da Montepaschi Siena, ovviamente da Venzana Siena, scusate. 44-13, 2 minuti e 29 ancora alla fine di questo secondo quarto. Tamburrini chiede palla d'Amico, servito, si riva da Tamburrini, anche Caldarelli però perde palla, Tamburrini, allora Merletto fino in fondo, Merletto ad appoggiare al tabellone per altri due punti, 46-13. E adesso Venafro
è più volte comunque colpita da queste mazzate, tante palle perse che Aquila sfrutta fino in fondo. Sì, perché cercano penetrazioni dove lo spazio è chiuso, dove la nostra fisicità la fa da padrone, e chiaramente poi su quelle situazioni abbiamo estrema facilità a ripartire in contropiede primario. Cambio per coach Tucci, esce Edoardo Di Emilio, rientra Marcello Cozzoli. Applausi per questi due giocatori. Tamburini si fa vedere Fossati, end off per Tamburini, ancora buono show qui di Antonelli che arriva da Fossati, poi il piede di Urbani che interrompe in qualche modo comunque l'azione. Aquila che però, coach, dà dimostrazione, nonostante il grande vantaggio, comunque di esserci in partita, cosa che può anche non avvenire quando incontri un avversario che comunque ti concede molto. Sì, sì, no, questo è senz'altro l'aspetto secondo me più positivo di questa partita, che al momento insomma tocchiamo ferro, è già ampiamente chiusa da metà del primo quarto, però per far sì che diventi un allenamento. Usa coach Marcello Cozzoli fino in fondo, ancora altri due punti, 48-13. Sì, finché diventi, diciamo tra virgolette, un allenamento adesso proficuo, c'è bisogno che si stia come in queste ultime azioni sul pezzo, come si dice, mantenendo questa aggressività che ci tornerà utile senz'altro fin da sabato prossimo a Roma con la Stella Azzurra. Mostruosa stoppata di Riccardo Antonelli, adesso ci immedesimiamo anche nella testa del giocatore di Penafro, questi non ci concedono niente. Merletto da tre, non va il rimbalzo di Tamburini che riparte in attacco palleggiando in maniera un po' difficoltosa. Chiari contro Antonelli, braccia alte, il fallo di Antonelli, no, sono passi di Chiari, sembrava aver abbassato le braccia Antonelli, poi però c'è stato il fallo, l'infrazione ovviamente di passi da parte proprio di Chiari. Coach, ti faccio una domanda un po' difficile, ti metto un po' in difficoltà. Al posto di Arturo Mascio, cosa dice tu nell'intervallo? Che parole cerchi di comunque comunicare per arrivare in fondo a questa partita? No, ma talmente, ti ripeto, i valori sono talmente diversi che è normale che queste squadre, che già altre volte purtroppo per loro hanno subito dei parziali così importanti, allora o riesci dai primissimi minuti a stare nel pezzo, a stare dentro la partita, allora poi gran parte la fai proprio con l'entusiasmo, con la fiducia che viene crescendo. Oggi purtroppo fino adesso hanno incontrato un'Aquila tra Palermo troppo motivata, troppo concentrata, quindi c'è da continuare con fiducia e serenità, senz'altro senza mollare mai di un centimetro, se no si rischia poi di incappare insomma in brutti parziali. Tentativo ancora di Merletto di tripla, non va a segno, 48-13, mancano adesso 22 secondi, circa 10 in questo istante nel possesso di Penafro, perde ancora palla Penafro, Cozzoli fino in fondo, Marcello Cozzoli con fallo non riesce a metterlo qui, anche pericoloso perché i due giocatori sono arrivati a fondo campo in entrambi in precaria condizione di equilibrio, per fortuna che non è successo nulla a entrambi. Sì, quando ci sono queste situazioni di contropiede dove arrivano attaccante e difensore in una situazione di estrema velocità, è sempre molto rischioso insomma che il contatto, grazie a Dio, non ha portato nessun problema né per Marcello né per il suo dirimpettaio. Giusto che Penafro comunque non ci stia insomma a concedere anche un contropiede di questo tipo. Cozzoli non fortunato nel primo libero, giocatore sempre molto preciso in questa soluzione, il secondo va a segno, 49-13, ultimi 12 secondi di questo secondo quarto che saranno verosimilmente in mano a Penafro. Tamburini contro Domenica, Tamburini prova a sfondare, avrebbe un passaggio non sfruttato, si va da Fossati, bella soluzione qui di Tamburini, finisce il secondo quarto, Merletto ci prova da lontanissimo, anche sfiorando diciamo il ferro. 49-15, tremendo primo tempo di Aquila Palermo in questa nona giornata del campionato di Serie B contro la Dynamic Penafro.
manca. Squadre di nuovo in campo dopo l'intervallo in questo secondo tempo di questa nona giornata del campionato di Serie B Girone C tra Aquila, Palermo e Dinamic Benafro. Il primo tempo ha detto tanto, molto, soprattutto in chiave Aquila, 49-15 il punteggio maturato nei primi 20 minuti con i palermitani di Coach Tucci ampiamente indirizzati verso la vittoria. Rechena, il fallo da parte di Chiari, qui altro bellissimo movimento, l'ingresso del lungo nel pitturato. Com'è questo pomeriggio, Coach Ortensi, che saluto nuovamente. Coach, secondo tempo che da quello ci aspettiamo non tantissimo in più rispetto a quello che abbiamo visto nei primi 20 minuti, però adesso ci sarà anche la possibilità per chiarire determinate situazioni di gioco anche per quanto riguarda Aquila. Senz'altro mi aspetto che non scemi l'intensità, che ripeto ci deve servire più che altro in funzione dei match futuri a partire da sabato a Roma sull'ostico campo della Stella Azzurra. 1-2 per Federico Rechena, 50-15 per Aquila Palermo. Qui proprio in qualche modo Capuano, poi Chiari non riesce a trattenere la sfera in campo. I numeri del primo tempo di Aquila Palermo: 19-35 dal campo, 12-20 da 2, 7-15 da 3, dunque media percentuale altissima dal perimetro. Tanti rimbalzi in attacco, 21 rimbalzi in attacco, coach, da parte di Aquila nel primo tempo, anche quelli in difesa, insomma davvero tanto gioco anche concesso dei diversi tiri che comunque ha prodotto Benafro. 6-25 dal campo per loro, altro canestro da parte di Aquila Palermo, 52-15, 6-25 dal campo per Benafro. Altro questa difficoltà quando non si riesce a correre, chiaramente, di lavorare contro la difesa schierata dell'Aquila, che chiaramente ha una fisicità imponente per Benafro. Infatti non a caso le cose migliori Benafro l'ha fatta comunque in velocità, o come in quest'ultima azione, diciamo, su una situazione di taglio, quindi di movimento senza palla, dove ha costretto l'Aquila a fare un fallo che ha prodotto due tiri liberi per la squadra di Benafro. Fossati non realizza il primo dei suoi due tiri liberi, sempre 52-15, Fossati mette il secondo e dunque 52-16 il punteggio. Adesso pallone pericolosamente che si avvicina in campo da parte del pubblico, palla persa da parte di Aquila, Fossati, Cozzoli in qualche modo disturba comunque l'esecuzione. Questa è a tutti gli effetti una stoppata, coach, perché davvero il pallone è stato toccato, ma a nostro avviso è stato così. Quindi grandissima azione difensiva di Marcello Cozzoli, che in una situazione di punteggio tranquilla relativamente poteva anche lasciare andare l'avversario a due punti, non gli ha concesso neanche questo. Antonelli salta e mette, non come probabilmente pensava, il gioco da due punti. Con il fallo si è andata alla lunetta per il tiro libero supplementare. No, vedi, questa è la dimostrazione che i ragazzi stanno onorando fino in fondo questa partita, perché si è partito, come hai detto te, da un recupero difensivo che aveva quasi del miracoloso, per poi tramutarlo in un pick and roll dinamico dove Riccardo adesso avrà l'opportunità addirittura di chiudere con un gioco da tre punti. Che arriva, 55-16, una alley-oop un po' a metà, coach, insomma non è riuscito perfettamente, però alla fine sono sempre tre punti. Benafro che si muove con D'Amico in attacco, adesso anche movimenti che Benafro cerca di in qualche modo imbastire offensivamente, però Aquila è sempre molto attenta a chiudere gli spazi. Antonelli qui ancora braccia alte di Morostella, Chiari 4 secondi, 3 secondi alla fine dell'azione, Chiari deve andare con un tiro e perde palla. Benafro ancora allo scadere dei 24, infatti infrazione di 24 secondi. Al di là di tutto quello che ovviamente si può volere da Benafro, idee comunque un po' confuse. È chiaro che il lavoro di coach Arturo Mascio non è semplice, perché i ragazzi sono giovani, la squadra ovviamente sta e deve crescere, però è chiaro che affrontare con questi mezzi Aquila Palermo diventa davvero complicato. Rizzitiello si va da Stella contro D'Amico, marcatura adesso asfissiante, Stella però riesce a prendere il tempo, Stella va in angolo da Rizzitiello che va da tre, corto proprio sullo scadere dei 24, allora Tamburrini prende il fallo di Stella che saggiamente interrompe l'azione di contropiede.
Sì, poi ad onor del vero c'è anche da sottolineare che Luglini mi sembra non sia ancora mai entrato, quindi probabilmente non sarà della partita, avrà problemi fisici, e poi hanno anche il cambio di lunghi, ti direi un ragazzo comunque di esperienza che addirittura non hanno portato neanche nei 10, visto il suo infortunio, è stato sostituito infatti da ragazzo del 99, da Cancelli, quindi una squadra già di per sé, voglio dire, con dei valori differenti. Poi ripeto, quando hai anche due o tre assenze, capisco che il discorso diventi ancora più complicato. Stella dal palleggio chiede palla a Ristitiani in angolo, non arriva però il pallone per il capitano di Aquila Palermo. Stella ancora un altro giro, prende il fallo che era probabilmente il massimo che avrebbe potuto riuscire a ottenere in questa azione, lo fa bene, quindi altri 14 per Aquila, terzo fallo di squadra per Venafro sul 55-16 a 6 minuti e 51 secondi dalla fine del terzo quarto. Cambio intanto per Mascio, esce il numero 8 Capuano ed entra col numero 22 Pasquale Montanaro, 21 novembre 94, già ovviamente l'abbiamo visto in opera quest'oggi. Tutto pronto per la rimessa dal fondo, Stella, si muove Antonelli, palla ancora per lui, consegnato per il Sitiello che muove palla verso Stella, spallacanese, si può vedere Cozzoli, movimento contrario di Marcello Cozzoli sul lato debole, ancora Stella dentro per Rechena che viene spinto fuori. Buona qui la difesa, perché è stata una difesa competente quella di Venafro, che ha spinto sino in linea da fondo Federico Rechena. Sì, sì, una buona, voglio dire, una buona azione difensiva da parte di Venafro che ha prodotto questa palla recuperata. Ed Amico mette due punti e quindi muove anche il tabellone Venafro, 55-18. Con Aquila che torna in avanti, Rizzitiello aspetta il suo play per consegnargli palla. Stella si muove, quindi la palla rimane in mano a Rizzitiello che va ad Antonelli. Cozzoli, il movimento in lato debole di Stella, ignorato ancora Cozzoli dentro per Rizzitiello, bella qua la soluzione con Rizzitiello che praticamente fa sedere Fossati a terra e mette altri due punti della sua gara. 57-18, quando mancano 5 minuti e 56 secondi alla fine di questo terzo quarto. Fossati dentro ancora per Tamburrini che riesce a mettere due punti, buona soluzione questa di Venafro. Sì, sì, una buona lettura offensiva sull'asse Fossati-Tamburrini, con Fossati che direi di gran lunga oggi il giocatore più positivo per Venafro, con un'ottima energia difensiva che spesso ha tramutato in discrete giocate anche offensive. Qui tentativo di tripla che va corto per Moro Stella che guadagna il meritato riposo, dentro Daniele Merletto con D'Amico che riporta avanti Venafro 57-20. Palla per Tamburrini, un attimo persa, Cozzoli ruba, Cozzoli può andare fino in fondo appoggiando ancora, e sarà praticamente la quarta palla che Cozzoli tramuta in due punti d'oro in questo modo, tanti recuperi, troppe palle perse per Venafro. Sì, sì, senz'altro adesso sai magari inizia a subentrare anche la stanchezza per Venafro con questa diciamo intensità difensiva incessante di Palermo, e quindi qualche pallone perso senz'altro di troppo. Bella intanto questa chiusura della transizione offensiva da parte dell'Aquila, con un ottimo appoggio di Antonelli a Federico Rechena che ha fatto un comodo canestro da sotto. Indicativo anche che i due lunghi riescono comunque a dialogare anche in attacco, questo è sempre positivo anche per un allenatore come Gianluca Tucci che cerca soluzioni sempre comunque diverse una dall'altra. Merletto per Cozzoli, interrompe il palleggio e rivanco da Merletto, chiama palla Antonelli, Cozzoli backdoor, Marcello Cozzoli fuori da Rechena, bella costruzione di Aquila che non produce però tre punti. Cozzoli recupera, fuori ancora, non riesce però con le braccia di Venafro a recuperare palla. Buona qua questa soluzione, fallo di Rizzitiello proprio sul neo entrato Montanari, se non andiamo erato Montanaro, Pasquale Montanaro. Time out chiamato da Venafro sul 61-20 quando mancano 4 minuti e 11 secondi.
anche tipo come quando WhatsApp con la foto e ti do scusa la mandata salve il tabellino del tabellino della giuda. Si riparte dopo il time out di coach Mascio, 61-20, 4 minuti e qualcosa che mancano in questo terzo quarto. Chiari da 3, non lo mette Ricitiello, rimbalzo con Fossati che disturba e poi Merletto da Cozzoli, chiede palla anche Rechena, si rivada Merletto, praticamente una sorta di palleggio di palla a volo per Ricitiello, Rechena ancora dentro per Antonelli che va fuori da Ricitiello, palla persa, Ricitiello ruba ancora e si va da Rechena in angolo, Merletto tanto spazio lo mette Daniele Merletto, 64-20, qui grande recupero di Nelson Ricitiello che ha permesso ad Aquila di mettere in cascina altro fieno, altri 3 punti per questo vantaggio che comunque continua ad acuirsi. Chiari stoppato dal tabellone praticamente, palla recuperata da Venafri in qualche modo con il suo numero 22 Pasquale Montanaro, alla fuori recupero di Rechena a scadere dei 24 secondi, però il gioco continua ovviamente. Cozzoli fino in fondo non riesce, sfortunato ad appoggiare l'ennesimo sottomano a canestro, quindi si resta sul 64-20. Venafro, ancora Montanaro, si va da Chiari contro Merletto, bel palleggio di Chiari, Merletto ruba in qualche modo e qui la palla è persa, anche qualcosa di buono da parte di questo numero 19 che attacca il play in un mismatch al contrario, praticamente riesce comunque a guadagnare quantomeno una rimessa. Sì, magari non chiuso proprio nella maniera ottimale, perché magari con un palleggio in meno Andrea in questo caso avrebbe potuto fare canestro in avvicinamento, però ripeto, insomma, da Chiari a Tamburrini, comunque a Capuano che conosco personalmente, anche sono tanti ragazzi, e soprattutto Capuano e Andrea Chiari usciti dalle giovanili l'anno scorso e quindi al primo campionato di Serie B, quindi chiaramente hanno bisogno di fare le loro esperienze e di crescere in maniera graduale. Tamburrini, soluzione veloce per Venafro che però non viene premiata anche dalla fortuna. Merletto, palleggio mano mancina, Merletto sballa sulla linea laterale, il blocco di Antonelli, passa dietro ancora molto bene Capuano, fuori Merletto ancora per Cozzoli, c'è Rechena, la palla è per lui, si rivede a Cozzoli che si apre per il tiro da 3, non riesce a metterlo, è il suo tiro e quindi una novità che Marcello Cozzoli non riesca a mettere questo tipo di tripla, perché tutti i tiri, diciamo, fuori posizione, fuori ritmo sono i suoi. Era comunque un'azione ben costruita dove, diciamo, è stato sfortunato, ma insomma ha preso un tiro che doveva prendere. Tamburrini, altro tentativo a vuoto di tripla, 64-20, punteggio eloquente per quanto riguarda questa gara. Merletto si fa vedere, Rizzitiello cerca Rechena, Rechena combatte, prende anche un buon fallo contro Fossati, è il quarto per Venafro che adesso manderà ad ogni fallo Aquila dalla lunetta. Pronto ad entrare Emanuele Urbani al posto proprio di Riccardo Antonelli, applausi del Palamangano per questo ragazzo che si spende davvero tantissimo. Riccardo Antonelli, un giocatore che probabilmente tutti gli allenatori vorrebbero avere. Sì, sì, nel complesso quest'anno devo dire ho trovato una squadra fatta di 10 persone, tutti con un grande culto del lavoro e un grande impegno. Tamburrini, dopo il tentativo a vuoto di Aquila, Chiari porta un blocco, ancora Tamburrini dal palleggio, prova a servire proprio Andrea Chiari che mette due bei punti perché con un movimento ha mandato praticamente fuori tempo Federico Rechena, costruendosi comunque un buon appoggio a canestro. Merletto si va da Cozzoli, siamo ancora lontani dal ferro, e allora palleggio di Marcello Cozzoli proprio contro Capuano, passa dietro al blocco di Rechena che segue Fossati, Merletto da 3, non lo mette, allora rimbalzo di Fossati, riparte Tamburrini, 6-4-22, Tamburrini tanto spazio, si alza da 3, non lo mette, laterale, tiri anche insomma difficoltosi presi bene da Venafro che ha tanto spazio però non sfruttati.
Sì, chiaramente adesso è un po' di tempo che Ben Affleck vista la difficoltà ad entrare dentro dei primi due quarti e di servire lunghi, si sta forse ostinando un po' troppo a cercare il tiro da tre punti dal palleggio, però ripeto, una soluzione anche dettata secondo me dalla difficoltà, diciamo, a scardinare la difesa siciliana. Tentativo anche di Rizzitiello che non va, si stanno abbassando anche un pochettino le medie gocce di questo, questa partita nel terzo quarto. Tentativo dalla media, pestando la linea da parte di Ben Affleck col suo numero 6, ossia Cancelli. E due punti di Tamburrini che arrivano 6-4-24, mancano 45 secondi alla fine del terzo quarto, che è sfilato via molto più velocemente rispetto agli altri. Poche pause, tanti tentativi, ma comunque un parziale meno acuto anche da parte di Aquila, che ovviamente riesce anche a gestire. Urbani da tre, non lo mette, allora riparte ancora Ben Affleck con Capuano, allarga per Tamburrini, può attaccare in difesa di Aquila, che è ben schierata. Rechena, braccia alta e ruba palla. Merletto però non riesce in qualche modo a gestire questo pallone, che è rimasto incollato al parquet praticamente, invece si aspettava probabilmente un palleggio. Il play biancorosso, Capuano contro Rechena, gioco di gambe, ancora Capuano, step back da dietro, non va, e allora riparte ancora Aquila con Merletto. Rechena, tanto spazio ad attaccare, può andare, mancano due secondi, un secondo, Rechena sulla sirena, non va, Urbani lo mette, buono, lo mette, invece non viene dato dagli arbitri probabilmente questo tiro. Coach, ne parliamo all'inizio del quarto quarto. 64-24, quando mancano 10 minuti. Ultimi 10 minuti di una gara con Coach Ortensi che sembra, ed è di fatto già scritta, più 40 per Aquila, 64-24 in questa nona giornata del campionato di Serie B. Serviva ovviamente una prova di forza dopo due sconfitte consecutive per Aquila Palermo. Merletto da tre, si alza, va corto, Urbani non riesce a prendersi questo rimbalzo, riparte Ben Affleck. Possiamo, Coach, già con il massimo rispetto ovviamente per Ben Affleck, magari concentrarci sui prossimi impegni. Stella Azzurra Roma, una squadra giovane, intanto due punti da parte di Ben Affleck con Fossati. Squadra giovane, in casa comunque una buona squadra, anche lì però Aquila deve andare per cercare e trovare i due punti. Sì, senz'altro sarà una partita diversa da quella vista oggi, nel senso che squadra ostica da affrontare soprattutto a Roma, a casa loro, la Stella Azzurra, fatta di tantissimi ragazzi, tutti ragazzi però insomma reclutati un po' in tutta Italia e anche fuori Italia, quindi di ottimo livello. E squadre anche importanti ci hanno già lasciato le penne, vedi Scauri, quindi partita senz'altro ampiamente alla portata secondo me per l'Aquila Palermo, però da prendere con le molle, affrontare dopo un duro lavoro che verrà svolto in settimana, come farà il buon Gianluca. 64-26 intanto in campo. Urbani, Ondomenghe, si va da Rechena che però scivola, riesce a mantenere il possesso. Federico Rechena che assist per Urbani, che porta un fallo, grandissima padronanza del proprio corpo da parte di questo giocatore, che è riuscito addirittura a tirar fuori dal cilindro un assist per il compagno. Sì, un assist veramente in una zona morta, diciamo, tra selve di mani avversarie, veramente pregevole dal punto di vista tecnico. Urbani sfortunato nel primo dei suoi due liberi. 64-26. Che diventano 65-26 con Urbani che mette il secondo dei suoi liberi. 9 minuti alla fine di questa gara. Tamburrini contro Domenghe, non gli lascia spazio, ancora Merletto, sporca Cancelli il palleggio del numero 6. Si guarda Tamburrini lontani dal canestro,
Il momento di Capuano non servito, ancora Tamburini vuole andare fino in fondo, Chiari dalla media, anche disturbato da Merletto, che qua fa una gran cosa difensiva, poi in realtà Aquila non riesce a mantenere il controllo proprio della palla a spicchi e dunque diciamo così regala, anche se ovviamente è un eufemismo, il possesso e altri 14 secondi a Venafro. Tamburini esce dai blocchi, bella costruzione, finta, Tamburini dalla media si alza, bei due punti da parte di questo giocatore che porta a 28 i punti di Venafro. Merletto attacca ancora la difesa, Rechena porta un blocco, sfruttato da Merletto, può andare fino in fondo, alza per Rechena, può andare anche da Cozzoli, Rechena invece appoggia al dentro per i suoi due punti, 67-28. Senz'altro ormai diciamo che la partita sta andando un po' ai titoli di coda, diciamo, infatti Venafro trova un po' più di facilità la via del canestro, soprattutto in uno contro uno, segno che l'intensità chiaramente sta un po' calando. Cambio intanto Cozzoli per Di Emidio. Coach, ci abbiamo allora anche il tempo di parlare delle tue squadre, quelle che alleni, l'Under 18, l'Under 20, la Serie D di cui abbiamo già parlato, ovviamente di Aquila Palermo. Come sta andando questo inizio di stagione? Diciamo molto bene, diciamo che i ragazzi si stanno sforzando, diciamo, di capire quello che voglio da loro e stiamo abbastanza avanti anche per quello che pensavo che potesse essere questa fase di apprendimento. Il lavoro da fare è comunque tanto, quest'anno è diciamo un po' un'annata di transizione, nel senso che abbiamo delle problematiche ancora a livello anche di impiantistica che speriamo di risolvere per l'anno futuro, dando un'allenabilità sempre maggiore, diciamo, a tutti questi ragazzi. 69-30 con i due punti di Bruno Ondomenghe. Tamburini nel traffico, perde palla, Urbani la riconquista e va da Di Emidio, la palla per Merletto, Ondomenghe già in angolo, Merletto, bel passaggio per Rechena che prende un colpo poi da Tamburini che è giusto anche fermi questa azione, non ci sta e quindi fallo anche tra virgolette tecnico per interrompere il possesso di Aquila. Esce Tamburini sconsolato, in realtà questo giocatore che comunque si è dato da fare quest'oggi, coach. Sì, sì, ci ha provato per quello che era, dico, la difficoltà della partita, infatti onore, dico, a Venafro che comunque ha dimostrato, insomma, anche come atteggiamento, diciamo, di onorare la partita fino alla fine, lo sta ancora dimostrando, poi chiaramente, ripeto, i valori sono diversi. Palermo è stata bravissima sin dal primo minuto ad essere intensa e fisica e chiaramente Venafro non c'è stata storia. Merletto ruba palla e riparte, si va da Di Emidio che ha spazio anche ad attaccare, non look per Rechena, siamo in angolo, Rechena vede Ondomenghe, un passaggio difficile perché ci sono tante braccia blu dentro l'area, allora ancora il palleggio da parte di Cardarelli, scarico per Fossati che appoggia però non trovando i due punti, e la Rechena va da Di Emidio, si va da Merletto, c'è Urbani anche in sul lato debole, Ondomenghe fuori da ancora da Merletto, Rechena tanto spazio, tentativo di tripla che va a segno da parte di Federico Rechena, 72-30, titoli di coda ampiamente che stanno andando già da diversi minuti di questa gara. Merletto ruba per un attimo il pallone, poi Venafro riesce anche a non fare infrazione di 8 secondi, Fossati interrompe il palleggio, poco ritmo anche per Venafro in attacco, ma abbastanza normale, coach. Si va da Chiari, bello questo tentativo di lob, adesso Chiari parla anche con l'arbitro, cosa sta dicendo in questo momento Andrea, diciamo, Chiari all'arbitro? Altro sarà scoraggiato, diciamo, dal punteggio, ma l'azione mi sembrava abbastanza regolare, l'azione difensiva da parte di Palermo. Un plauso anche al playmaker Cancelli, insomma, che adesso nel tentativo ripetuto di Merletto di rubargli palla, insomma, ha tenuto testa, essendo un 99, queste sono le cose belle, insomma, della pallacanestro. Cosa bella anche quella che ha fatto Di Emidio per Urbani, bello scarico, attaccando comunque la difesa e regalando di fatto due punti al compagno. 74-30,
Si va ancora da Cancelli, dentro per Chiari, bella questa palla per Cardarelli, fuori per Capuano che attacca ancora, Urbani perde un colpo, Venafro ancora con la palla in mano, 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi, deve chiudere Cardarelli, non riesce, poi rimbalzo di Urbani, e qua Venafro aveva costruito bene però non riesce a trovare quei due punti, beh, mettono look per Bruno Ndomenghe, va fino in fondo, non riesce a mettere i due punti che cercava Fossati, praticamente ballando sulla linea di fondo, va da Capuano contro Merletto, Capuano interrompe il palleggio, si va da Chiari. Palla per Cardarelli contro Di Emidio, il passaggio era per Requena quasi sembrava, perché il pallone è stato segnato a Requena, non ha visto probabilmente il compagno che era indietro rispetto all'avversario. Ndomenghe, spalla a canestro, è il suo movimento, andrà ad aprirsi per il tiro, no, va invece da Merletto, Di Emidio, ci sarebbe ancora un passaggio probabilmente per Requena al lato opposto, un ribaltamento che non arriva, Di Emidio, ecco il ribaltamento, Requena deve controllare, Requena non riesce a mettere la tripla che abbiamo avuto, coach, davvero dell'incredibile. Sì, anche perché è in una condizione di difficoltà estrema, diciamo, già è stato secondo me ottimale il recupero del pallone, insomma, avesse segnato anche, sarebbe stata veramente una primizia, diciamo. Capuano ancora fuori per Chiari, sono lontani dal canestro, Chiari prende un tiro in faccia che è quello di Bruno Ndomenghe, altra infrazione di 24 secondi, difficile quando Bruno Ndomenghe, che ha comunque una buona costanza fisica, si arriva diciamo addosso. Sì, infatti ripeto, oggi è stata messa questa energia in campo da parte di Palermo, tutta l'energia e la fisicità che senz'altro con le quali sovrasta nettamente Venafro, e questo ha dato i suoi frutti. 74-30, time out sul campo quando mancano 4 minuti e 4 secondi alla fine della gara. Si riparte con Di Emidio per Merletto, ultimi 4 minuti dicevamo di questo match, 74-30 il vantaggio di Aquila Palermo contro Venafro. Di Emidio, Urbani, spalla a canestro, si va da Merletto, si alza da 3, Daniele Merletto, la tripla e anche la dedica per il compagno che gli ha dato un bel pallone su cui lavorare. Una buona azione dove la palla è stata appoggiata in prospasso, è stato questo ribaltamento sul lato debole dove Daniele ha concluso con un ottimo tiro da 3 punti. Altra palla rubata con Urbani che interrompe, si frappone fra il compagno di Chiari, ovviamente la palla era per lui, e quindi palla persa per Venafro, bella questo passaggio di Merletto per Requena, poi Ndomenghe, rimbalzone di Requena che va ad appoggiare i due punti, padrone assoluto dell'area Federico Requena, gli applausi arrivano dalla panchina, soprattutto dal compagno amico Riccardo Antonelli. Ha fatto un'ottima azione offensiva dove non è stato tagliato fuori da Fossati sul lato debole, ha preso questo vantaggio che ha tramutato comodamente con un appoggio a canestro. Adesso 79-30 con Fossati che non va a trovare i due punti che cercava, Merletto per Urbani, Urbani controlla, mette due punti molto molto belli, 81-30 più 51, passivo davvero pesante per Venafro. Sì, però ripeto, sono valori che oggi purtroppo si sono verificati sul campo, poi anche ripeto le premi sembra, perché poi non ho visto della contesa neanche l'Inchella, poi senz'altro Venafro è una squadra che non può regalare 3 assenze a una squadra come il Palermo. Assolutamente, c'è anche da dire questo, l'abbiamo ricordato giustamente, l'ha ricordato tutto il coach nel corso della partita, stoppata di Requena sul tentativo di tripla di D'Amico, Merletto va probabilmente fino in fondo, poi palleggio difficoltoso, probabilmente un legno infingardo del parquet, sono passi per Ndomenghe. Rientri in campo, minuti finali per Nicola Giardina,
al posto, vediamo di chi, di Bruno Ndombele. Dunque qualche altro minutino per Nicola Giardina, gli applausi della panchina per Ndombele e quelli del pubblico ovviamente. L'ingresso in campo di Giardina, mancano 1:53, 81-30 per Aquila. Tamburini contro Di Emidio, si va da Cardarelli, prima difesa di Giardina dal suo ingresso nuovo in campo. Fossati appoggia il vetro eludendo anche il tentativo di stoppata da parte di Recara. Di Emidio nel traffico perde palla e qui ha voluto fare tutto da solo, c'erano due compagni già ben appostati per il passaggio, tra cui Giardina. Arriva il fallo però puntuale da parte di Requena, è solamente il secondo di squadra per Aquila Palermo che non ha dovuto picchiare troppo ovviamente in questa partita. Cocci, il vantaggio era già ampio. Sì, c'era neanche motivo in questo ultimo quarto, diciamo, visto quello che è il punteggio, insomma, è giusto che la partita, diciamo, si vada a chiudere, insomma, in una situazione di totale e completa serenità. Picchiare sportivamente, parlando. Benafro con Cardarelli per Tamburrini. D'Amico, Urbani accetta il cambio. D'Amico si inventa due bellissimi punti, appoggiando al vetro, praticamente a fine corsa questa situazione, coach, quindi molto molto buona. Merletto, 81-34. Di Emidio si muove, Giardina ancora, Di Emidio va fuori, mette ancora due punti praticamente trascinandosi due uomini, prendendo anche la sportellata della difesa. Molto bravo Di Emidio a rimanere sempre in controllo, fermo sul suo movimento. Sì, ha una buona abilità, diciamo, a tirare nel traffico, a fare queste giocate uno contro uno con un gran controllo del corpo. Di Emidio contro Tamburrini, ancora Tamburrini fino in fondo, Di Emidio prende il fallo e quindi grande giocata anche difensiva. Tamburrini qui lamenta anche un dolore probabilmente alla coscia, un colpo probabilmente subito proprio nel tentativo di penetrare a canestro. Fallo è il quarto e quindi raggiunto il bonus. Merletto riparte Aquila, manca un minuto alla fine di questa gara vinta da Aquila Palermo, lo possiamo dire, coach, che torna dunque al successo la squadra di coach Tucci. Giardina, ancora Giardina, mette due punti e sono i primi due punti dal campo di questo giocatore in Serie B, sempre più diciamo così, giornata idilliaca per lui, esordio e altri punti, sempre più paste, non lo volevo dire, coach, non lo volevo dire, l'ho detto io. Fatto un buon taglio dal lato debole, ha chiuso con un buon movimento, un bel canestro, insomma, con l'augurio, insomma, che sia il primo, diciamo, di una lunga serie negli anni per lui e tutti questi ragazzi di Palermo, insomma, che si cimentano con questo sport bellissimo che è la pallacanestro. Insomma, coach, comunque Jacopo Bruno, Giulio Rappa, adesso Nicola Giardina, tanti giocatori che in questa stagione hanno già comunque avuto modo di esordire in Serie B, e questo è un plauso alla società e anche al settore giovanile di questa squadra. 85-34, gli ultimi 20 secondi, Di Emidio fino in fondo, va corto e allora recupera Benafro. Tamburrini vuol mettere anche gli ultimi due punti della sua gara. Merletto, Tamburrini manda in aria un pallone, la partita è finita, 8 secondi, insomma. Si chiude qua il match con Aquila Palermo che vince 85-34, gli applausi del Pala Mangano in questa nona giornata. Aquila che dunque torna al successo e interrompe così quell'emorragia rappresentata da due domeniche non insomma amare, non bellissime, tra l'altro a Empoli era sabato, però vabbè, insomma, si dice così, due domeniche, classifica che adesso si muove, adesso la testa è ai playoff, alle altre partite chiaramente, però il primo posto è occupato dal duo Roma-Napoli a 4 punti. Diciamo anche che il calendario, diciamo, non è stato molto benevolo con l'Aquila Palermo, quindi adesso toccando ferro ci sono una serie di partite secondo me tutte ampiamente alla portata, magari riaggiornarci tra 4-5 giornate con una classifica senz'altro diversa e vediamo in che posizione sarà l'Aquila Palermo, e io sono convinto che questo è un campionato dove potrà dire la sua fino alla fine. Il finale dunque dal Palamanga, qui la Palermo batte Dinamica Benafro 85-34. Un saluto e ringraziamento da parte di Lorenzo Alfuso. Leonardo Ortensi, buonasera.